Federico Borruzzi, sono nato nel 1986 e sono di Aosta. Come potete vedere sono un chitarrista, sono anche cantante, sono compositore, scrivo canzoni mie, ma faccio anche delle cover di tanti artisti. Le faccio su YouTube, dove sono uno youtuber da oltre 10 anni, pubblico i miei video sia di esibizioni domestiche sia di esibizioni in giro, perché sono anche artista di strada e mi esibisco un po' dove capita, sia in Italia sia all'estero, poi magari ve ne parlo se avete voglia. E oltre a questo mi sono dimenticato di dirvi che sono anche un suonatore di armonica e casualmente ho qua un'armonica. Vorrei presentarvi questa chitarra, che è la mia chitarra preferita, quella che uso la maggior parte delle volte per i miei video su YouTube o per le mie esibizioni quando mi esibisco come artista di strada o in qualche locale. È una chitarra elettrica, sarebbe meglio chiamarla semiacustica, nel senso che va amplificata, però come vedete ha questi buchi e questa forma molto particolare che danno un suono simile a una chitarra acustica pur essendo elettrica. E mi piace molto sia per il suo look così vintage, sia perché è veramente comoda da suonare, la posso suonare per ore senza che le mie mani si stanchino. È veramente un piacere da suonare. Questa è la chitarra che avete sentito poco fa nel pezzo che vi ho cantato seduto su quella panchina. È una delle mie due chitarre acustiche, ve la presento, vedete, bella rossa, anche se attualmente non la uso più molto perché, come vi ho detto, preferisco suonare l'altra chitarra semiacustica. Però sono abbastanza legato a questa chitarra perché l'ho comprata moltissimi anni fa, quando facevo ancora prima media, quindi se fate qualche calcolo avevo circa 20 anni in meno rispetto a oggi. La uso più che altro come chitarra di studio in casa quando devo imparare dei nuovi pezzi. Suona comunque ancora abbastanza bene. Adesso vi presento il mio microfono, che è il microfono che attualmente uso in tutte le mie esibizioni. Non so se vi piace, a me piace molto, è un microfono dal design molto particolare, come vedete,
perché altro non è che una riedizione che celebra il 75° anniversario della creazione di questo modello. Adesso sono passati 2 anni dalla sua entrata nel mercato, e adesso ne avrebbe 77, anche se il mio l'ho comprato l'anno scorso. Tra l'altro è anche un bellissimo souvenir di un viaggio che ho fatto negli Stati Uniti l'anno scorso. Questo l'ho comprato vicino a Houston, anzi vicino alla sede della NASA, se vogliamo dirla tutta. E quindi, oltre che un bellissimo microfono da usare per cantare, anche un ricordo di una bella esperienza passata negli Stati Uniti. Strumento da presentarvi, questa mini chitarra, in realtà non è una mini chitarra ma è un ghitalele. Cosa vuol dire ghitalele? Praticamente suona come un ukulele, però a differenza dell'ukulele ha 6 corde, non 4. L'ho comprato da molto poco, soprattutto per un motivo, il fatto che è molto piccolino e quindi lo posso portare in giro nei miei viaggi, nelle mie vacanze. L'ho sperimentato il mese scorso in vacanza in Canada, dove ho registrato oltre 20 video di mie esibizioni sia in città sia in location naturali. E presto su YouTube partirà una serie con tutte queste mie esibizioni in luoghi insoliti, dove cerco sempre di cantare una canzone più o meno intonata al posto in cui mi trovo, quindi qualcosa di divertente. Il tutto con questo simpatico ghitalele. Find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my heart talks, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Per dimostrarvi un po' le mie cover con questo ghitalele. Questa è un po' l'idea di quello che posso fare con questo strumentino. Spero che questo video vi sia piaciuto, che la presentazione non sia stata troppo noiosa. Se non vi sono piaciuto io, se non vi è piaciuta la mia musica, vi sarà almeno piaciuto questo bel posto, mi saranno piaciute le mie chitarre, il mio microfono, insomma qualcosa di bello ci sarà. Beh, in ogni caso spero che la nostra presentazione sia stata utile in qualche maniera. Se volete trovarmi potete andare a visitare la mia pagina Facebook, dove pubblico mie foto, mie notizie, un po' tutto quello che mi riguarda, oppure soprattutto potete visitare il mio canale YouTube, sempre qui, contiene quasi 700 video al momento, ma in futuro crescerà. Ciao a tutti, alla prossima spero.